Forse i più attenti si sono accorti la particolarità dell'auto che ho portato nel video precedente, quando parlavo degli swap motore su GT7. Perché ho fatto vedere questa Mazda 3 che vediamo adesso apparire? Spero che così arrivi un po'. Arriva da sinistra, bella lenta, con la livrea classica della Mazda 787B. Ho fatto vedere lo swap di quel motore su quest'auto. Perché? Perché ovviamente volevo portarla in pista. E oggi ci siamo. Ben ritrovati ragazzi, benvenuti se siete nuovi. Ovviamente iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace così mi aiutate. E io pubblicando i contenuti, se siete iscritti vi arrivano le notifiche, quindi è una collaborazione. Oggi appunto dicevo portiamo questa auto stradale, una Mazda 3 ragazzi che potete utilizzare voi nelle vostre strade tutti i giorni per andare al lavoro, in palestra, dove volete. La portiamo a Tokyo, ma la portiamo swappata. Arriviamo ad avere 1000 e passa cavalli su un'auto favolosa. Ovviamente seguite tutto anche per la strategia in pista e poi dopo la gara vedremo come comprarla, come swapparla e come settarla. Buttiamoci appunto a Tokyo, io ormai ho la cittadinanza onoraria. Siamo a un terzo di gara, sto pian piano prendendo confidenza. I primi giri li vedete lì come tempi, qua ho frenato ancora prima perché ho paura sempre di andare oltre e non va bene perché lì perdete il bonus di da 550 a 800 e qualcosa di crediti lo perdete, quindi sto ancora un attimo qua sistemando un po' la guida. Comunque ragazzi si gira in due, penso in 2-2 potrei fare, 2-3, migliorando l'ultimo giro, l'ultima curva. Sto tentando una gara, una sosta, zero soste. Qui ormai giro costante 2-4, 2-5-6, ma secondo me è un secondo buono. Mappatura sempre a 1, non ho più il TCS dopo i primi due giri che sono stati onestamente un po' difficili come sempre qua. La pista è bagnata, con le comfort dure sapete benissimo che non siamo al massimo. Comunque vi faccio vedere un giro per farvi capire come affronto le curve. Solito wall riding di cui non mi vergogno in un gioco in cui le auto costano 20 milioni, 12 milioni, è una gara che è questa, quella che paga di più. Paga 825.000 crediti in 25 minuti, quindi ogni tanto becco ancora i vostri commenti, qualcuno mi dice ma non ti vergogni a fare wall riding? La domanda dovrebbe essere diversa, non si vergogna Gran Turismo 7 a mettere auto del genere? Se loro non si vergognano, come non dovrebbero? Non penso che la domanda abbia senso. Comunque, finisco il giro, sono costante nonostante la chiacchierata ed errori. Dal punto di vista della benzina, vedete, non sto shortshiftando in maniera particolare, lascio scorrere le marce. In realtà potrei, esco un po' lento a volte, quindi lì potrei scendere di marcia. Vediamo se qua mi gioco il bonus frenando lì. No, dovrei aver preso abbastanza bene il punto. Qua è sempre il mio punto debole in sta pista. Abbiamo fatto un giretto insieme, ragazzi, io completo la gara. Mi sa che una sosta probabilmente per le gomme dovrò farla purtroppo. Vediamo se reggono. Quelle posteriori dovrebbero farcela, quelle anteriori non lo so e siamo quasi a metà. Ci vediamo al fondo della gara, ovviamente post gara tutta la parte setup, swap e quello che volete. Allora tutti si fermano, non è la prima sosta per alcuni e ragazzi io farò la sosta perché volevo provare la gara senza soste, ma guardate come sono messe le gomme anteriori. Probabilmente uno o due giri li reggono, ma poi ne avrei altri due da fare senza senso. Quindi la benzina in realtà regge, perché sono 4.3, mancano 4 giri. Magari do un colpettino anche alla benza, mentre loro vanno ai box, le cambio, le comfort, do un colpetto solo così posso fare, visto che abbiamo una sosta praticamente gratis a questo punto da sfruttare, cambio veloce, 4 secondi, vediamo quanto, sì, magari la mando qua a 6 giri, via, almeno riesco a fare un po' più di, posso tirarle un po' di più le marce all'uscita. Vedete anche così, anche all'uscita delle curve riesco a fare un po'. Comunque un secondo, ho 1 minuto e mezzo di vantaggio sul secondo in classifica. E ho iniziato a doppiare la gente, quindi probabilmente non so se li doppio tutti. E vediamo anche con quanto chiudo alla fine, ma
Vabbè, faccio ancora questi 4 giri. Vedete qua, posso scendere in terza, non preoccuparmi del consumo eccessivo di benzina, altrimenti avrei dovuto fare il cambio marcia un po' prima. Qui continuiamo a perdere un po', ma va benissimo, ragazzi, va bene. Dai, finisco i giri e ci vediamo fra un attimo. Quel 2-2 mi... che vedete come giro veloce, 2-2-3, 2-2-4. In realtà poteva essere un 2-1, ce l'ho perché il parziale era inferiore, quindi va benissimo così. Spero di prendere almeno il bonus. Qua l'ultima curva è sempre un po' fatta malissimo. Sono uscito bene alla grande, proprio così. E vai che perdiamo il bonus per quest'ultima curva. Ma ci sta. Si prova tutto per sapere dove si sbaglia. Ok, qua mi tolgo. In realtà non finiamo sotto i 25, ma un 10 secondi me li tolgo per sto casino. Vediamo quanto impieghiamo. Sì, un 25 e 30 mi dà come tempo. 5 secondi in meno, sì, 25 e 30 scarsi. Ok ragazzi, vittoria ovviamente super facile. Vediamo quanti ne ho doppiati in realtà. Ho doppiato fino al settimo e avevo i due a tiro, li avete visti lì che li ho persi alla fine. Quindi in realtà fino al quarto si riesce a fare una sola sosta. Ho girato in 2 e 3, 25 20 circa, è fattibile con i secondi, ho visto che potevo scendere. Comunque 25 minuti abbondanti, gli altri sono al minimo 2 minuti, loro girano parecchio più lenti comunque. Vediamo tutto con calma ragazzi, perché è un po' più lunga adesso questa parte, visto che abbiamo finalmente gli swap a disposizione. L'auto la vedete, comunque la Mazda 3 2019, la si può acquistare tranquillamente dal Brand Central. Ho fatto vedere un video poco fa relativo appunto a, scusate, siamo in Asia Pacific, agli swap, come fare. Ho usato appunto quest'auto come base perché sapevo già che sotto sotto avrei voluto portare un video a riguardo. E questa costa 37.000 crediti, compratela. Una volta comprata l'auto avete due opzioni per fare lo swap: o avete già il motore, siete fortunati, quindi andate sotto il garage e sotto componenti elaborazione. Il motore è questo, 75 milioni, va bene così, ne usate uno di questi, bene, fortunati voi. Oppure dal menu GT Auto, questo, prima create come sempre, scaricate la livrea che volete, montatela da GT Auto ovviamente, la montate da personalizzazione auto, mentre noi andiamo sotto manutenzione e servizio auto. E questo è solo per quelli che non hanno un motore già nella lista gratuito. Lo potete comprare qui. Questo costa 1.200.000 crediti. Sembrano tanti? Probabilmente sì. Se fate la gara col bonus, metà ve lo siete ripagato tranquillamente. Però ragazzi, avete generato un'auto favolosa, perché adesso l'abbiamo vista a Tokyo, ma è un'auto che con questi PP la prendete, la portate in giro, fate altre gare. Comunque è una guidabilità, è veramente bella, buona. A Tokyo piove, bagnato, non è la stessa cosa. Quindi mi metto poi di impegno e la porto da altre parti, ovviamente condividerò il video anche con voi. Cosa ho fatto su GT Auto? Sì, però possiamo vedere nella personalizzazione dell'auto, oltre la livrea, sotto ruote mettete poi quelle che avete equipaggiato. Ho messo pollici, 20 pollici, dimensione, larghezza cerchione larga, eccentricità si può solo mettere standard, quindi installate anche questo. Andiamo adesso a vedere il setup dentro il garage per stare sotto i 600 pp. Vediamolo anche da circuiti mondiali, così qualcuno capisce qual è anche la gara, anche se penso che probabilmente ormai tutti la conosciate. Circuiti mondiali, Asia Pacific, Tokyo Expressway. E questa 600 pp, 12 giri, paga 5,50 senza bonus. Impostazioni auto, vedete, ho creato il PP, lo schema da 600 pp. Qua sotto ovviamente sotto l'immagine dell'auto vedete che c'è il modello motore in verdino fluorescente, indica un motore swappato, cioè quello della 787B. Cosa ho fatto? Ho comprato le sospensioni personalizzabili e poi ovviamente ho messo questi valori, ovviamente con comfort dure. Ragazzi, se fate già le sport dure, prestazioni migliori, ma si va sopra i PP e non va più bene. Copiate pure il setup per queste cose qui. Ho alzato tantissimo anche la personalizzazione dell'SD con questi valori. Qui adesso in realtà non c'è niente di installato tranne la frizione e volano da corsa, ovviamente la comprate nella messa a punto. Il turbo compressore che vi porta l'auto da 700 cavalli, come vedete così, ha la bellezza di 1003 cavalli, ragazzi, un mostro. Sistema frenante, lo vedete, da corsa, e anche le pastiglie dei freni da corsa. La deportanza ho messo massimo a posteriore, minimo anteriore.
Non ho toccato l'ECU, cioè ho comprato l'ECU, ma non l'ho abbassata, anche la zavorra non l'ho abbassata, il limitatore potenza è al massimo. Altra cosa che ho fatto qui, col differenziale centrale vettore di coppa l'ho bilanciato, ho messo 50-50. Non lo so, va, avete visto che va, come sempre sono basi su cui poter lavorare. E anche sulle marce non sono soddisfattissimo, anche se diciamo che la sesta marcia è un po' morta. Se volete copiarvi questi valori, fatelo, vedete che un po' muore lì. Con 300, praticamente mettete rapporto personalizzabile a corsa, 310 fuori, e questo è lo standard. Non l'ho ancora toccata perché ero curioso di vedere con questo primo tentativo come andasse l'auto. Va, la sesta è un po' morta, come dicevo, arriviamo a 360 sul rettilineo se tirate praticamente la quinta. Quando metto la sesta va un po' così in stallo, resta lì, però serve ovviamente per consumare meno benzina. Come volete, 350 minimo. 360 mi sembra già un valore veramente ottimo. Abbiamo visto tutto, adesso con gli swap, ragazzi, arriva il delirio qui sopra. Quindi non perdetevi i futuri caricamenti, basta semplicemente iscrivervi al canale, è gratis. Lasciate un mi piace, anche quello è gratis. Io vi aspetto anche su Discord per poter comunicare un po' di più, parlare, ovviamente giocare insieme alla community. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!